legno bisogna trovare un legno che abbia pochi nodi e pochi difetti, insomma il tiglio è molto morbido e ha pochi nodi e poca resina, così. Ci sono anche per esempio dei legni molto, molto più duri, come non so, il noce, che è un bellissimo legno, solo che dà il doppio di lavoro, no? Perché ci si impiega molto di più, invece il tiglio è dolce, morbido, con un colpo si riesce a tirar via già un bel po' di legno. E anche come finitura è molto più semplice che prendere un legno più duro, che ha una venatura molto più marcata, ma molto più difficile da lavorare, insomma, ecco. Ecco, per la scelta del blocco di legno bisogna cercare dove abbiamo il nostro deposito legno, che scegliamo una tavola di legno, misuriamo l'umidità con un apposito apparecchio. L'umidità dovrebbe essere più o meno su un 10%. E scelto il pezzo di legno, si taglia il pezzo, si prende la misura, si taglia il pezzo su misura con una sega a motore, tanto poi tagliato il pezzo si va sulla sega a nastro e si taglia perfettamente in modo rettangolare dei pezzi. In questo caso noi facciamo qui dei bassi rilievi, così serve un pannello, cioè una tavola abbastanza sottile di 5 centimetri in questo caso. E così, scelto il pezzo di legno che non abbia tanti nodi, tante macchie, ed è così, è il legno perfetto, e si comincia a intagliare poi.